Non è diversa la gioia che hai da giocatore o da allenatore, anzi, quel 3-0, 0-3 contro Cagliari per poi andare a riprendere nei ultimi 10 minuti. Io le ho detto anche ai ragazzi dopo la partita, è la gioia più bella l'emozione più bella che io ho vissuto nel mondo del calcio. E credo che di imprese ne ho fatte, ma un'emozione del genere io non l'avevo mai sentito, ecco. Dopo la partita mi è scappata anche forse qualche lacrima. Ci siamo tolti tutti delle belle soddisfazioni, ecco. Si aggiudica il campionato Primavera 1 No, è tutto merito di quei ragazzi che abbiamo avuto modo di lavorare assieme per 3 anni. Mi sento proprio, ho questa responsabilità da padre, da amico, da allenatore, da quello che volete, e cerco di trasmetterle sempre qualcosa in più che non ha a che fare nemmeno col calcio. Bravi! Veloce! No, la voce non la perdo mai, no. Strano, perché c'ho solo i colpi, non vado a sgridare, a costruire delle frasi urlando, no, ci sono solo colpi, 2 parole fatte bene e basta. Cerco di migliorare, infatti a Genova, l'ultima prima della sosta, ho fatto un patto con i ragazzi: ogni volta che sgrido, che esagero, pago le pizzette. Comunque ho un bel rapporto con loro, loro sanno che il mio modo di fare è questo. Tuttora, le ho detto, aspetto anche il vaffa da parte loro dal campo, perché vuol dire che il mio compito è stato raggiunto quando uno mi risponde e mi manda a quel paese. Mi è successo solo una volta, però con alcuni ragazzi, non faccio i nomi adesso, però nel momento che loro mi hanno risposto, mi hanno mandato a quel paese, abbiamo fatto 17 partite senza perdere, abbiamo vinto lo scudetto. Non dovevo partire quella partita, c'era una tensione dentro lo spogliatoio abbastanza pesante. Partiamo dal presupposto che secondo me quel Barcellona è la miglior squadra di calcio di sempre, no? Per quello che proponeva, per l'identità che aveva, per gli interpreti che aveva dentro. Ma credo proprio l'ho vissuta in maniera serena, proprio perché ero operato in testa e avendo superato tutti quei momenti brutti, riscaldarmi davanti da solo in 5 minuti davanti a 90.000-80.000 persone che mi fischiavano, più i rigatori d'acqua che partivano da tutte le parti, per me era una situazione da prendere proprio col sorriso. C'ho l'incontro, l'incrocio con Mourinho, entrerai al posto di Pandev che si è fatto male. Io ho detto proprio al posto di Pandev, quindi esterno alto. Mi disse sì, tanto ti devi preoccupare di Dani Alves, quindi farai una sorta di quinto che per te va bene. Fu tutto qua. Poi Thiago viene espulso e mi disse di andare a fare il mediano assieme a Cambiasso. Per me non era un problema. Non so quanti palloni ho toccato io in quella partita, ma credo che sono 10. Da attaccante all'inizio, 30 minuti poi da mediano. E su questi 10 ci metto anche una punizione nel cerchio di centrocampo nel secondo tempo, dopo un'ora di gioco, di più o di meno, dove volevo giocare la palla in avanti perché indietro non avevo intenzione di darla, vista la pressione che il Barcellona ci metteva, ma davanti alla palla non c'era nessuno, quindi cosa ho fatto? Ho calciato in porta. Ecco, il riassunto della partita un po'. È una bella soddisfazione perché lì abbiamo visto proprio lo spirito, il gruppo, almeno l'individuo che ha messo proprio il gruppo davanti al proprio ego,
e ha cercato di dare il massimo, di fare dei sacrifici per superare il turno. Sarei dovuto rimanere fuori per più tempo, però ho sempre pestato i problemi, andato avanti, nonostante le difficoltà che avevo nel colpire la palla di testa. Ma era un gol che ricordo che lo cercavo da un bel po'. Se non sbaglio era il terzo anno che ero nell'Inter, ancora non avevo segnato e avevo questa voglia di regalarmi questa soddisfazione. Poi viene il momento particolare perché ero appena rientrato dall'infortunio alla testa. Se non sbaglio erano 2-3 settimane dal mio rientro. Riuscì a fare questo gol, una gioia indescrivibile perché oltre alla mia ricerca di segnare con la maglia dell'Inter, ma anche post intervento alla testa, e fu speciale perché condividere la gioia, condividere tutta quella gioia assieme ai compagni, assieme ai tifosi, ho dei bei ricordi. Mi ricordo che mi trovai Paolo proprio dentro il campo di fronte, poi Marco, Ivan. Le parole di alcuni di loro che mi disse: guarda che se qualcuno se lo merita, tu sei quello più di tutti, perché dopo tutto quello che hai passato, hai superato, questo veramente te lo meriti. Quell'accoglienza che mi fecero prima della partita, con un San Siro in piedi, parlo della partita con Livorno, mi diede tanta fiducia, tanta autostima, sentivo proprio il fatto che erano contenti di rivedermi in campo dopo quel brutto incidente. Mi sono messo a servizio della squadra, a disposizione dell'allenatore, ma anche perché avevo tanta voglia di dimostrare a me stesso che comunque dopo quel brutto infortunio avrei potuto rimanere a quei livelli.